Allora, chi è per mantenere... Ci sono tante persone fuori. Ah, vabbè, io non posso farmi dire. Allora, la presenza permanente noi in Piazza Roma l'avevamo immaginata con un gazebo, ok, permanente, però siccome c'è stata una proposta diciamo che si sovrappone, cioè si è detto siccome la presenza in centro è già diciamo presidiata eventualmente se prendiamo la sede quella in Corso Mazzini e poi c'è anche un punto in corso Amendola, via Giannelli, il gazebo è stato proposto come diventasse itinerante nelle iniziative di quartiere, temporizzando in vari punti della città. Siccome mille gazebo non ce l'abbiamo, ma soprattutto non abbiamo le persone che ci stanno dentro, dovremo rinunciare a qualcosa. I quartieri. Allora, sintetizziamo, proviamo a sintetizzare. Scusa, voglio fare una proposta terza. Posso? No. Perché no? Aspetta, adesso metto in votazione, dopo se mai... No, perché su si guarda la allora, riprendiamo le allora. Scusate. Io, no, perché poi alla fine dobbiamo decidere, siccome l'impegno finanziario più è importante che ne siamo tutti... Sì, però abbiamo un punto di discussione che è durato 25 minuti sulla sede. Allora, io penso che sia il caso di cercare di tenere insieme le diverse esigenze che sono venute sia da chi ha sostenuto, a cominciare dal candidato sindaco, l'importanza di questa sede in centro, e sia le esigenze che sono state diciamo presentate per avere risorse necessarie per diciamo avere dei punti, poi può essere un gazebo, può essere una stanza, quello lo vedremo, sono dettagli, per tutte le altre attività, compresi volantoni, volantini, eccetera, ok? Allora, a mio parere, anziché se io dovessi adesso votare sede sì, che so che con quel budget di preventivo significa sacrificare altre cose, dovrei votare contro la sede. C'è una terza possibilità che noi votiamo invece, perché quello è un bilancio preventivo, ok? Che noi invece votiamo per un incremento ad almeno 10.000 euro delle entrate, che questo significa poi che chiaramente dobbiamo farlo. Quindi diciamo che visto che i problemi li ho sollevati io, anche altri, ma soprattutto io, penso che possiamo con questa proposta di incremento del budget trovare una sintesi. Allora, sulla sede le proposte sono diverse e contemplano anche quella che ha riprecisato Lidia. Allora, la prima proposta è quella che è emersa in sede di coordinamento, quindi avere una sede soltanto che è in corso Mazzini e un'altra con gratuità, cioè le cui spese le assorbe Riccardo, che è solamente un punto espositivo. Questa è la prima proposta, che è quella, la prima che abbiamo portato. Poi ci sono altre due proposte. La seconda è quella di incrementare il budget, ma lo è già, poi lo vedremo perché, sostenendo i costi di una seconda sede in area piano, mi sembra di aver capito, e comunque continuare ad avere la sede in corso Mazzini e avere un gazebo itinerante presso i quartieri. Questa è la seconda proposta. La terza proposta invece potrebbe essere quella che qualcuno ha sollevato, di rinunciare alla sede in corso Mazzini e di
calare, lasciare il budget così com'era, prendendo una sede magari al piano che costa di meno. No, io che dopo devo far approvare il budget bisogna che la metto preventivo, perché non necessariamente dobbiamo aumentare il budget, ok? Quindi le proposte sono tre. Allora, adesso io direi di mettere in votazione. C'è Sergio? Devo fare una proposta. Ti stavo guardando ma non t'ho visto, quindi adesso sei qui e adesso fai la tua proposta. Allora io propongo questo. Sulle questioni che ha detto Katia, ovviamente l'assemblea si esprimerà come crede e quindi vanno messe in votazione. La mia proposta è di non votarlo però questo bilancio, nel senso che questo deve rimanere un bilancio aperto, perché noi dobbiamo avere la possibilità di affinare la campagna di comunicazione in relazione sia alle necessità che ad eventuali altre entrate che potremmo ottenere. Di conseguenza io sono per non ingessarlo questo bilancio ma tenerlo aperto. Anche il preventivo non lo puoi spazzare più di una percentuale. Non è stato previsto che ci sia una percentuale. Non è stato previsto che ci siano percentuali di sfalsamento. Se ci sono un incremento delle entrate, ben vengano, ci potranno essere gli incrementi. Però l'obiettivo è di contenere. Fare le revisioni dei bilanci. Contenere, si possono fare le variazioni durante il tempo. Penso che è corretto nei confronti di chi gestisce il comitato elettorale sapere di avere mandato da parte dell'assemblea nell'ordine di una certa cifra. Non possiamo, capito, pensare di lasciarlo aperto, o perlomeno non ci siamo dati questo come metodo, quindi penso che vada votato perlomeno l'ordine di idee. Scusate, io ho fatto un'altra proposta. L'altra proposta non è una fantasia, perché le modalità della campagna di comunicazione, e non l'ho detto prima, investono solo un pezzetto di una campagna di comunicazione, di una campagna elettorale normale, il minimo. Questo è solo un pezzetto. Di conseguenza è ovvio che il bilancio è elastico e possiamo decidere tutto, ma avendo questa consapevolezza, se no è un'altra roba. Io metto intanto a votazione la sede, quindi prima proposta, quella... La proposta... adesso votiamo direttamente. Dichiarazione sulla seconda proposta che hai detto, che tiene ferma a quella del Corso Mazzini. Un'altra. E verifica la seconda, sapendo che se accogliamo anche la proposta, per esempio, della festa del primo di maggio, le risorse per fare fronte in parte anche alla sede eventuale del piano e in parte anche ad ulteriori esigenze comunicative potrebbero derivare, tra le altre voci, anche dalla festa del primo maggio. Allora, io nel bilancio che approveremo dopo ho già inserito la proposta di Sergio Zampini dei passaggi video, mettendo la cifra che aveva indicato Patrizia più l'IVA, e poi non ho messo chiaramente la quota del costo dei volantini, dei 40 pezzi di volantini, perché non lo conosco, quindi è già ovvio che così siamo a 9.878. Se ci dovesse essere anche il costo di un mese per il piano, già sforiamo i 10.000, sarebbero 10.200, 10.100, 10.300, non lo so. Però adesso direi di prima di tutto di decidere sulla sede. Allora, la prima proposta è quella di avere solamente a titolo oneroso la sede in Corso Mazzini. Chi è favorevole? Ah, scusate, ho dimenticato una cosa. Prima di procedere al voto, c'è una univocità di consenso rispetto a queste tre ipotesi? Io non riesco a comprenderlo, quindi prima di votare, visto che l'orientamento, giusto per sapere, senza votare, perché abbiamo detto di provare a scegliere il metodo del consenso, è verso la seconda? Chi è che per esempio è contrario alla seconda ipotesi? Sarebbe contrario la seconda, cioè provare ad avere due sedi a titolo con conseguente assunzione di responsabilità rispetto all'aumento del barco. Allora, perché è chiaro il discorso.
orientati alla seconda ipotesi? Sì. Va bene, allora non poniamo in votazione, scegliamo la seconda, ok, all'unanimità, benissimo. Adesso la seconda questione che riguarda il bilancio. Allora, innanzitutto le iniziative. Sono state aggiunte delle proposte, quindi di fare la festa del 1° maggio, quindi quella di partecipare in modo attivo all'iniziativa dell'8 aprile. Ci sono state le proposte di fare un'attività il 25 aprile in maniera puntuale, no? Quindi la presenza. La presenza. Il resto la possiamo approvare, l'elenco delle iniziative che sono state presentate? Sì, il 25 aprile. Non è stato dettagliato. Piazza Roma, sulla liberazione. Piazza Roma è già stato fissato col banchetto, è già nei banchetti. Banchetto fisso in Piazza Roma, cercheremo di capire comunque Piazza Roma. Va bene, bene, con l'Ampi. Scusate, banchetto fisso in Piazza Roma, no? No, è impossibile averlo. No, per il 25. No, il 25 aprile se parla, Gian Paolo. Fisso, sai. Allora, quindi la proviamo, quindi questa è la seconda parte. La terza, il bilancio. Allora, rispetto alla proposta che era intorno agli 8.200 euro con 800 euro che era chiaro che non erano coperti dalle entrate previste, con l'aggiunta di Riccardo che preme ulteriormente sulla possibilità di avere ulteriori entrate chiedendo una quota di adesione a tutti i sottoscrittori di 20 euro che esula l'attività di autofinanziamento che abbiamo fatto fino adesso, quindi quella di oggi e quella che verranno, il budget potrebbe essere coperto per arrivare a sforare i 10.000 euro. Siamo d'accordo su questa ipotesi? Sì, perché non puoi pagare il drastico. No, ma 20 euro, 20 euro! 20 euro, sono d'accordo! No, 20 euro, se ne c'è 50, va bene, ma è tanto 20 adesso. Allora, si potrebbe trasformare questo, come si era detto, nella quota di adesione? Quindi la stiamo votando una quota di adesione per i sottoscrittori a 20 euro che tutti noi ci impegniamo a versare al di là dell'attività di autofinanziamento. Ok? Bene, allora io dopo passerò a riscuotere. Approvato tutte e tre le cose. Bonifico. Era una battuta che lo sapevi rispondere. Allora aspetta. Io non sono d'accordo su questo. Io non ho problemi. Io non ho problemi di scrivere 20-30 euro. Non è detto che questa cosa sia così diffusa per il mondo. Quindi imporre questa cosa, ma non è un'imposizione, è una cosa richiesta, no, della serie che è una cosa volontaria, sì, Di chiedere magari anche controllare con discrezione che tutti i sottoscrittori versino qualcosa, ma non di fissare una cifra. I sottoscrittori, secondo me è stato già detto, contribuiranno spontaneamente a seconda del loro reddito, perché non siamo tutti uguali. Questa è la proposta che faccio io. Mi sembra una proposta costituzionale e di buon senso. D'accordissimo. Comunque, però... scusate, fatemi tutto. Comunque poi alla fine li supereremo i 20 euro, io penso e mi auguro. Quindi questa è la proposta, perché se siamo veramente ai fini dei bilanci, vediamo in certi valori, ho finito, questa proposta si giustifica da sé. Ai fini dei bilanci prevedi a titolo previsionale un'adesione media di 20 euro per le teste e quindi
questo, no? No. A livello professionale, provo a sintetizzare per il verbale. Accogliendo la volontà di creare una proporzionalità rispetto a questo tipo di adesione onerosa, si lascia comunque nel budget di bilancio la media degli introiti possibili. Quindi no, lo dico perché voglio che venga messo a verbale a tutela del comitato. L'assemblea si impegna a riconoscere contributi maggiori a copertura di coloro che chiaramente l'assemblea, mica i singoli, però l'assemblea si impegna a riconoscere contributi maggiori rispetto a chi chiaramente verserà un apporto minore, perché sennò dopo qualcuno uno ce ne dovrà mettere per tutti, e questo non mi sembra giusto tanto quanto. Quindi nella correttezza poi di chi queste cose le dovrà gestire, penso sia giusto che la responsabilità sia di tutti. Bene, detto questo, se siamo tutti pacifici rispetto a sede, bilancio, Sara, la questione dell'incremento dei membri del coordinamento. Abbiamo aspettato questo momento perché volevamo essere certi che fosse presente Sara Matera. È presente? Allora, Sara viene proposta, così come è stato fatto per i nominativi precedenti, per entrare a far parte del coordinamento. Sarebbe la 20ª e pareggerebbe un pochino di più la presenza di genere oltre che l'età anagrafica. Se la Sara è d'accordo, le diamo la possibilità di presentarsi. La prima trappola che abbiamo già fatto. Faccio velocemente. Buongiorno a tutti, ovviamente io mi chiamo Sara Matera, sono... No, vabbè, è normale, non succede, ci sono abituata. Sono della Basilicata, di un paesino in provincia di Matera che è Ferrandina. Sono venuta qui nel territorio marchigiano oramai già 4 anni e mezzo fa, studio medicina alla facoltà di Torrette e sono la referente di un'associazione che si chiama Libera Nomi e Numeri contro le Mafie, perché credo che soprattutto sono contentissima di essere entrata a far parte di una rete così grande associativa che mi ha permesso di incontrare persone meravigliose e che mi ha permesso di mi ha permesso di ampliare i miei orizzonti, di conoscermi e di farmi conoscere tanti nuovi mondi, ed è per questo che io credo nel territorio anconetano e soprattutto nei giovani, perché dobbiamo far riconoscere quali sono i valori fondamentali e magari non denigrando chi abbiamo a fianco, di fronte, ma semplicemente sostenendo quelle che sono le nostre idee, perché io penso che da queste assemblee siano uscite tantissime idee che potrebbero avere davvero molto successo, potrebbero funzionare, però dobbiamo crederci e dobbiamo spendere più tempo in questo, secondo me, che a pensare agli altri, perché gli altri possono sempre dire e fare tutto quello che vogliono, ma a noi non ci deve fregare, no? Quindi niente, grazie per questa possibilità, spero di poter dare un piccolo contributo per come posso. Niente, grazie, buona domenica. Quartieri, quindi dobbiamo individuare le figure che opereranno concretamente nei quartieri. Allora cominciamo, Ancona Vecchia, chi è che si rende disponibile? Cos'è Ancona Vecchia? Ancona Vecchia? No, Ancona Vecchia è la zona che va su, si chiama Colle Guasco. Guasco San Pietro. Guasco. Chi è che c'è? Allora, proviamo, andiamo avanti. Un referente per Ancona Vecchia non è stato in Archivo Tirozzo. Lorette Marasilvia. Quindi Loretta e Silvia. Q2. Vabbè, dopo Q2. Basta che ne abbiamo uno, dopo è Q2. Valignano. Referente per Q2. Come ti chiami? Valerio. Per ora. No, Valerio ce la fa. Però no, perché Valerio sta varando.
sta Maranta. Valerio Ok. No, ma Giacomo, diciamo che è importante che lui è del comitato. Perfetto. Allora, centro, cioè dal porto al passetto, quartiere Adriatico. Giacomo, devi convincere Federica. Vabbè, quartiere Adriatico, chi è che c'è? Io ce l'avevo, ma a me non so proprio come dovevo iniziare. Perché è un quartiere grande, è grande, poi è molto conservatore. Sara, fascista. C'è la canzone di Piazza Diaz. Bene, sì, Sara, sei poi lì. Patrizia, qui potrebbero esserci Barrile, però no, non c'è, non li vedo. Proponiamo, poi vediamo, ce ne vogliono almeno quattro. Chi ha un altro? Anche Tiziana Tomasi forse può essere la nostra. Ok, Borgo Rodi. È lo stesso però. No. Suo padre. No. No, mi allora, Andrea Fantini. Ma vuole? Non lo so, proponiamoglielo. Proponiamo. Massignano? Vabbè. È uguale, sempre. Poggio e Massignano mettiamo insieme. Montacuto? Costacchini. Barano, Valerio. Costacchini dove? Era qui. Barano c'è qualcuno? A Passo Varano c'è Urcetti, il mitico. Poi, Alaspio, Baraccola. A tua insaputa t'hanno messo, A tua insaputa t'hanno messo. Per partire i nomi così tempo, tutta la zona? No, io veramente a me ti metto a me gli altri. Mettiamo 2-1. Cosa volete dire? No, c'è Passo Varano, c'è già il quartiere nuovo. Scusate, ma facciamo qualche nuovo in Breccio Bianchi insieme e mettiamo più nomi, altrimenti. Sì, dai. Si chiama Brecce Bianche, Katia, si chiama Monte d'Ago. Allora, aspettiamo un attimo perché facciamo un sacco di confusione. Allora, dimmi un po', Samuele, hai detto? Monte d'Ago, Brecce Bianche. Mettere quattro nuovi e Brecce Bianche insieme, visto che la zona è abbastanza grande, di mettere più nomi, quindi Carletti, Dari, cioè Gerardi, moglie e Magnani. Allora, dopo ovviamente li organizziamo. Adesso però momentaneamente. Si chiama Monte d'Ago. Monte d'Ago? Monte d'Ago e Brecce Bianche. Ah, ok, Monte d'Ago, Brecce Bianco, sì. Dammi i nomi, sennò poi Tavernelle. Zambini, Tavernelle. Ma c'è Arpini, dov'è Sergio? Al Guasco. Katia, c'è anche. A Tavernelle c'è anche. A Grazia c'è anche. Stefania Sentiti c'è. Sì, Tavernelle. Te dovevi fare un intervento sul candidato sindaco, no, sei grazie. Alle grazie, alle grazie. Allora, proposta Stefania Sessini, va bene? No, no, allora, c'è Luca che abita in via Colle Verde, però lui dice che non conosce molta gente, però ti dà una mano, nel senso se devi fare delle cose, lui si darà grazie. Grazie, per qualsiasi cosa, una mano ci sono. Pacello. Pacello. Sì, dopo sistemiamo tutto e riorganizziamo ovviamente i quartieri. Zampini propone Mentrasti. No, Mentrasti sta dall'altra parte. No, a Posatura Mentrasti. Anziano! Luciano Mariani, chi è che per il piano San Lazzaro? Diciamo la cosa. Allora, Torrente. C'è Torrente, dai. E c'è Mara. Mara e Marta. Mara e Marta.
Cosa devo fare? Lasciarlo o togliere? Vabbè. Colle Marino. Pugno. Colle Marino. Dice c'è il PD. No, c'è 5 stelle. C'è un po', lascia perdere. Borgolò di Burattini.